Dunque, io per 20 anni, 22 anni, insomma, prima di entrare in questo luogo, ho fatto opere pubbliche, progettazione, direzione dei lavori, sono un libero professionista, quindi insomma avendo a che fare con gli enti, con i sindaci, con gli assessori, interagendo anche con la Regione Campania, ne ho viste diciamo di vari colori, quindi diciamo questi personaggi li conoscevo stando dall'altro lato e quindi so come pensano e come ragionano. Entrare in commissione vedi tante cose e vedi che spesso queste persone non sono preparate, non conoscono profondamente quello di cui parlano. Potremmo fare tanti esempi, ma non so, in commissione, a parte che il primo giorno è stato molto divertente perché abbiamo visto in commissione una persona che non abbiamo mai più visto, che è una senatrice, si chiama Rossi. Questa senatrice ha lo stesso numero di presenze di Silvio Berlusconi perché la sua assistente personale si è definita così. È venuta 4 volte. Quando arriva Silvio, Silvio non porta la tessera. Questa signora caccia dalla sua borsetta la tessera e gliela mette nella fessura. Ecco, questo è il ruolo che svolge questa persona che noi paghiamo come senatrice. Sta nella mia commissione. Sono onorato di avere una collega così importante. E quindi in questa commissione succedono varie cose. Un giorno sentivo una persona che diceva: ma perché non facciamo il ponte? Il ponte è uno solo, è sempre lo stesso, il ponte sullo stretto. Quindi qualcuno, in questo caso era del PDL, diceva, si parlava del ponte. Mi sono fatto dare il contratto del ponte, è un libro alto così. Ci sarebbe molto da discutere sul ponte, ma non ne discutiamo perché è inutile. Il ponte è un'altra opera che non serve. L'abbiamo sempre detto, il ponte non serve perché? Perché abbiamo tante altre cose da fare prima di fare il ponte. Per un ingegnere fare il ponte è la cosa più bella che si possa pensare, è una sfida tecnologica fantastica. Un ponte a campata unica 3,3 km, è una cosa meravigliosa. Come con ingegnere saresti onorato di progettare il ponte. Come politico ti farebbe schifo il fatto di fare il ponte. Quindi ci sta questa ambivalenza che tu vivi dentro di te. Però lì stai per fare delle cose che siano giuste. Quindi quando pensiamo di fare un'opera, dobbiamo chiederci se quell'opera serve. Perché se no facciamo una cosa che non serve. È vero, fai un'opera pubblica genera PIL, ma pure comprare le armi genera PIL. Allora è giusto fare una cosa o no? Questa è la cosa che noi dobbiamo fare. Dobbiamo imparare a scegliere. Lo diciamo spesso nelle aule. Noi chiediamo alle persone che sono sedute in quel consesso di avere il coraggio di scegliere. Perché non scelgono mai una beneamata cippa? Scusate la parola beneamata. Perché questi non scelgono mai, non hanno il coraggio di prendere una decisione, perché quando prendi una decisione scontenti sempre qualcuno e non sono in grado di farlo. Abbiamo fatto una mozione 2 settimane fa, abbiamo presentato una mozione sul dissesto idrogeologico, un tema importante, in Campania lo sappiamo, ci sono disastri incredibili, chi è che non si ricorda Sarno, per dirne una, che ci ha toccato fortemente. Ma quando questi signori scrivono una mozione e dentro ci mettono valutare l'opportunità di, perché scrivono sempre così, valutare l'opportunità di mettere l'assicurazione sugli edifici in area a rischio, allora iniziamo a fare valutare l'opportunità di mettere l'assicurazione sugli edifici in area a rischio, a parte che già c'è, se io mi voglio assicurare mi assicuro, io sono stato in Afghanistan, in zona di guerra, io ero assicurato ed erano 2 anni dopo che era stata fatta la battaglia nel 2001, io ero assicurato contro i rischi di guerra, quindi com'è possibile non assicurare un fabbricato per il rischio? Ma se poi facciamo diventare questa opzione una obbligatorietà, allora iniziamo a assicurare anche gli edifici per il rischio sismico. E a chi facciamo un favore? Alle lobby delle assicurazioni, ne hanno bisogno questi signori di un altro favore. Allora abbiamo il coraggio di dire che questa cosa non serve. Oppure nella mozione loro c'era scritto riformare la struttura della protezione civile. Ehi, Bertolaso, torniamo indietro qua. Allora, che cosa votiamo a queste persone? Che cosa vogliono che ci vengano a chiedere a noi? Facciamo un'unica mozione insieme, ma di che parlate? E quando noi abbiamo tenuto la nostra mozione e abbiamo avuto il parere favorevole del governo sulla nostra mozione, questi fetenti, perché fetenti li dobbiamo chiamare, hanno votato contro. PD e PDL hanno votato contro il loro governo, ma questo lo dovete sapere, perché questi qui appoggiano un governo, il governo col parere favorevole, loro votano contro. Perché? Mica ce l'hanno spiegato. Non sono in grado di entrare nel dettaglio, nelle tematiche. Quando tu scrivi una premessa, la premessa della mozione del PD era bellissima, l'avrei sottoscritta, fantastica. Gli impegni al governo, aria fritta.
Allora che parliamo? Cioè fai l'analisi e poi non impegni niente. Perché così lascia, abbiamo detto, lasci la delega al governo, il governo fa la qualunque. No, noi scegliamo e voi eseguite. Ritornando al decreto cultura, nel decreto cultura ci stava una cosa su Pompei. Nominiamo il grande direttore mega galattico, ultra super maxi, con pieni poteri, fa quello che gli pare, comanda tutto lui, fa anche l'appalto. Ma chi conosce, chi sa le storie dei lavori pubblici, fa anche l'appalto. Una sola persona fa tutto. Gli abbiamo detto, levategli solo l'appalto, lo fate fare alla stazione unica appaltante che nasce da un accordo, da un protocollo antimafia, anticamorra nelle nostre zone, tra il provveditorato e la prefettura. No, non si può fare, ma che si può fare? Quando dicono spendiamo i soldi per Pompei, 105 milioni di euro, Pompei ed Ercolano, mica ti dicono cosa devi fare, no, c'è scritto che facciamo le opere su Pompei, poi facciamo riqualificazione ambientale, riqualificazione, poi facciamo, mettiamo a posto qua e là, facciamo le strade. E come li spendete questi soldi? Io abbiamo detto prima gli interventi su Pompei ed Ercolano, manutenzione ordinaria, eccetera, e poi tutto il resto. No, perché in una legge non si può scrivere qual è la priorità. E allora chi lo decide? Queste sono queste persone. Quando tu vedi che questi qua dicono, oh, tutti quanti, cioè, tutto quanto, qualche volta mi è capitato, perché non fate l'accordo con il PD, sempre si fossa riga ci chiede. Ma con chi lo fai l'accordo? Con gente che non studia, con gente che non sa di che parla. Ma con chi lo fai l'accordo? Con chi lo puoi fare l'accordo? Con qualcuno che pensa. Ma c'è qualcuno che pensa? Sì o no? C'è qualcuno che ha il coraggio di scegliere? Sì o no? Perché se no noi ne usciamo. Dentro la commissione mo dobbiamo discutere di riforma del sistema portuale, insomma si parla di tantissime cose, però il vero nocciolo della questione è che queste persone non pensano più, non hanno veramente più il coraggio di pensare, non studiano, gliel'abbiamo detto in aula, studiate. Prima di venire a scuola, studiate, se no vi rimandiamo a settembre, altri che a Boldrini, vi rimandiamo noi a settembre, vi rimandiamo a casa, hai capito? Studiate, perché non sapete studiare più. Veramente una tragedia sta cosa, una tragedia umana. Stare là dentro e certe volte tu ti senti, mamma mia, ti senti morire, cioè io non lo so, ma ti senti male a vedere queste persone che fanno queste cose. Poi in commissione fanno la qualunque, me l'hanno detto già, in commissione ci sta, ah bello, il presidente della commissione bilancio, ma chi ha un po' di storia forse si ricorda cos'era il PDUP, che era il Partito Democratico di Unità Proletaria. Benissimo. Il presidente della Commissione del Bilancio viene dal PDUP, sta nel PDL. Cioè, ma voglio far capire, cioè, chi ha un po' di storia, queste cose le dovrebbe ricordare, che cos'è sta storia. Cioè, che queste sono le persone che stanno là dentro, ma di che cacchio parliamo? Di aria fritta, ma veramente. Quindi è una tragedia. Sapete come facevano a esaminare gli emendamenti? Pigliate l'elenco. Allora, discussione di emendamenti, faccio così, 5.1, 5.2, 5.3, 5.3 bis, 5.3 ter, 5.4, 5.4, 5.5, 5.6, così. Tu volevi intervenire, Presidente, un momento, voglio spiegare, dite, qual è il problema, spiegate l'emendamento vostro, dite che cosa ci volete dire. Poi io vanno a 5.7, 5.8, 5.9, oh, ma che stiamo a mercato, ma insomma... È una tragedia umana, ragazzi, ve lo voglio dire. È veramente, ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere.